Rieccoci col nostro appuntamento quotidiano di ieri, oggi e domani. E come sempre, il primo saluto è a Lily Anstè, direttrice artistica. Buongiorno. Buongiorno Lily. Punto di partenza obbligato quello di oggi, diciamo così, perché Locarno 2020, il Locarno Film Festival in generale, vuole rendere omaggio a un grande personaggio che è scomparso più o meno un mese fa, Ennio Morricone, che tra l'altro è stato anche il primo pardo d'onore che Locarno ha attribuito a una personalità. Sì, era ovvio per noi omaggiare un maestro così importante, non solo per la storia della musica, ma anche per quella del cinema, perché come diceva Ennio Morricone, la musica di un film non è un pezzo che serve ad agevolare le sequenze tra di loro, è proprio lo specchio delle intenzioni e dello spirito di un regista. Per omaggiare questo genio abbiamo scelto quello che è forse il suo capolavoro, C'era una volta in America di Sergio Leone. E se con Morricone facciamo un viaggio nella grande storia del cinema, anche nei quello che facciamo adesso, un viaggio nella storia del festival, è comunque una storia nel grande cinema, perché oggi incontriamo un grande autore come l'austriaco Michael Haneke. Facciamo rivedere il suo film d'esordio, che venne presentato proprio qui nel 1989 a Locarno, del Sebente Continente, e che in qualche modo già anticipa quelli che sono i temi che poi hanno caratterizzato la sua filmografia. Sì, in effetti Haneke, essendo un regista che comunque gioca molto sulle aspettative, e anzi le aspettative viste in chiave, diciamo, perverse dello spettatore, io non andrei a dire troppo del film, ma farei solo notare che il film è presentato per l'edizione proprio da Lav Diaz, che fa un cinema molto lontano da quello di Haneke, per cui anche questo è l'essenza del festival, cioè questi incontri sorprendenti. Effettivamente l'incontro Haneke-Lav Diaz era tutt'altro che scontato, però questo dà l'idea di questo dialogo, della necessità che molto spesso c'è di riprendere il grande cinema del passato, e con le sfide di oggi, che sono gli strumenti della digitalizzazione. Dico questo perché Locarno Pro ha lanciato un'iniziativa, Heritage Online, che proprio vuole valorizzare il cinema del passato sulle nuove piattaforme. Il progetto Heritage Online lavora sul far incontrare le piattaforme con gli aventi diritti dei film, diciamo, di repertorio. Questo progetto è unico nel mondo dell'industria cinematografica e è la prima volta che viene proposto ai professionisti del settore, e dimostra anche questo spirito di innovazione e di ricerca del Festival di Locarno. E noi seguiamo le tue parole, grazie ancora e buona giornata di festival anche a te, Lily. Grazie Lorenzo e buona giornata a voi tutti.